giornata per avere la certezza di vincere. L'ultimo minuto. L'ultimo minuto, Per l'undicesimo eravamo ad uno spareggio, poi dopo Mariano Masone ha inventato Allora, le trivelle e abbiamo ricordiamo, vinto il campionato. ultima giornata di campionato, il Pesco Sannita gioca in casa con il San Nicola Real Vanvitelli in piena corsa per i playoff. Insomma, se avesse perso il San Nicola sarebbe stato estromesso dai 5 posti disponibili per le rocce. Avrebbe dovuto obbligatoriamente vincere. Avrebbe dovuto vincere, il GS vi tallonava, insomma, c'era possibilità che in caso di pareggio, che si succede? Che succede? Lo spareggio, il campionato ci scappa all'ultimo momento, non è così. E quindi la partita sudata fino al 95esimo 2-2, e alla fine la spuntata del Pesco Sannita, è caduto il baffo a Silvio Francesca. No, sì, quasi. Ce l'aveva ancora il baffo. Va bene. Diciamo che sul 2-2 loro ci credevano a vincere la partita, però. Ci saluta Lucrezia Cresti, la figlia di Giovanni, che poteva essere qui con noi, ma aveva da fare. Lucrezia. Ciao Lucrezia, quanto vi ha portato fortuna Lucrezia? Lucrezia è stata decisiva all'inizio, perché ha spronato Giovanni all'inizio, e poi dopo è stata sempre vicino alla squadra, in casa e in trasferta, è stata preziosissima, soprattutto quando bisognava portare il tempo. Allora, i complimenti anche da Tufara con Arturo Passaro, che dice ciao, buonasera, complimenti a Pesco Sannita. Ho saltato. A Tufara possiamo fare gli stessi auguri e complimenti, perché hanno vinto un grande campionato e se lo sono meritato. È vero, quindi l'anno prossimo non incontrerete Tufara, che sarà in prima categoria. Però ho saltato, e non l'ho fatto apposta, un messaggino, sta giusto in mezzo lì, di Danilo Verdicchio Mollichella. Complimenti a Pesco Sannita per le vittorie del campionato, un saluto al presidentissimo Sauchelli e al capitano Costantino. Ma niente a niente, il Pesco Sannita già sta con la testa nel mercato e sta cercando. Assolutamente sì. Ecco, vedi? Un 13 per il primo acquisto. Ecco, non l'ho fatto mezz'ora fa. No, fino al 30 giugno siamo tutti tesserati, quindi non va bene questi acquisti. Sono un DS di polso, infatti non lo sapevo di questo acquisto, quindi con DS che hanno scavalcato. È una trattativa portata avanti dal capitano, ma ci sta il capitano, insomma, è quello che più c'ha cuore la squadra, più che mettere il nero su bianco ha messo una birra in mano, diciamo. Il limone nella bottiglia. Possiamo svelare questi nomignoli? Lo potrebbe dire solamente chi ha condotto la trattativa, e non mi permetterei di essere autorizzato dalla società. Allora voglio una valutazione. Ok, ha deciso la società di nuovo. Come hai detto tu bene, dopo il 30 giugno. Bene, benissimo, finiamo questo campionato. Per ora smentisce. Va bene, comunque Lucrezia ha detto sa lontana ma vicina, ma ci saluta pure Nicola Penna, il nostro grande Nicola Penna. Grande Nicola, ecco, decisivo anche lui con i suoi gol. Inizia un poco a ricordare i nomi di tutti questi ragazzi, perché non sia mai ci dimentichiamo qualcuno. Dice: avete fatto un'ora di trasmissione, non mi avete neanche che tu parlavi. Ecco, avendo 49 tesserati, 49 ricordarli tutti. Grande portiere, un grande portiere di 53 anni. Ecco, iniziamo grande da lui. Grande Pagliarulo. È l'unico che non ci segue su Facebook, perché mi sa che non è social. È vero, è social. Però insomma, se gli conseranno le orecchie. E grande Zuccariello. Quindi questi sono i due pilastri, quelli che in due fanno più di 100 anni. Sì. Pagliarulo e Zuccariello, che poi Zuccariello chiamato così, ma in realtà si chiama Carmine Villa, spettacolo, ok, e quindi li salutiamo, e piano piano durante il corso della serata poi ricorderemo anche gli altri, anche perché io con voi volevo rivivere un poco velocemente questo campionato di terza categoria dagli albori, ossia togliamo un po' macchia, siamo in macchia, se un po' di conoscenze ci stanno, vediamo. Dopodiché l'unica persona che io conoscevo ha molto addentrato, perché lui ha esperienze ma passato di calcio, sì. Beneventano, ma a certi livelli, visto che si doveva partire da una terza categoria, chiamai il mitico Daniele. Mi ha convinto con una cena davanti a una cena, ecco, davanti a una cena c'è bisogno di fare queste sì, cose. Vediamoci un po', voglio parlare un po' di due cose, vogliamo fare qualcosa in per settembre, ottobre. Ecco, quindi passiamo lui pensava al lavoro e invece gli dissi tra una portata e un'altra. Povero illuso, sì, ma ti andrebbe di darmi una mano a fare una squadra di terza categoria? Lui mi guarda e bacia, ma ti sei impazzito. Noi dobbiamo vincere, forse noi dobbiamo la squadra. E beh, ma Daniele, tu che non so sei? Se te l'ha detto, ci ha sempre avuto questo pallino, sì, di fare sapevo una squadra che tra l'altro si chiamasse Atleti. No, certo, Dinamo, la Dinamo.
con Enzo Riccardi allenatore. Con Enzo Riccardi allenatore. E da lì è iniziato Toto giocatore, Toto allenatore. È stata una bella estate. E ti ha fatto questa proposta. La prima cosa che ci hai detto è stata questa. Sei d'accordo? Praticamente, ecco, primo porto il presidente. Lo porto. Noi siamo andati a San Nicola, ma.